Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video e finalmente sono qui i footies, o meglio gli Oscar di FIFA 15 Ultimate Team. Ci sono davvero informazioni importanti che vi dirò in questo video. Partiamo subito dall'uscita, questi footies rosa che usciranno il 12 luglio e potete diciamo vedere chi è in vantaggio tra questi giocatori nelle varie categorie votando voi stessi. Il link per votare sarà qui sotto in descrizione e sarà facilissimo praticamente votare. Ma partiamo dalle categorie che sono presenti. La prima categoria presenta i portieri, tra cui abbiamo il portiere dai Galatasaray Muslera, Leno, Sirigu, Handanovic e Lloris. Alcuni portieri tra questi non li ho provati, ma diciamo quello che ho preferito è stato Lloris, quindi ho votato. Passiamo alla seconda categoria che riflette praticamente i giocatori per i take. Primo è De Rossi, poi abbiamo Cattermall, Luis Gustavo, Yaya Touré, Khedira. Io qui ho votato Yaya Touré perché mi sembrava quello migliore di cui ottenere una versione footies. Poi ci sono i 5 star skillers che sono davvero eccellenti e qui c'è davvero l'imbarazzo della scelta: Chifchi, Nadir, Chikawi, Tarapt, Quaresma e Nani. Io ho scelto naturalmente Quaresma, e che è anche al momento in vantaggio stando alle votazioni. Quarta categoria sono i giocatori con il long shot, quindi i tiri dalla distanza incredibili. Abbiamo Freddy Guarin, Hernanes, Rooney, Kolarov e Ronnie. Io qui ho votato per Guarin, ma al momento sembrerebbe che stia vincendo Rooney. Quinta categoria sono i colpitori di testa, che ci sono davvero bagatissimi in questa categoria. Possiamo vedere Carroll, Klose, Negredo, Mandzukic e Cavani. Io ho votato per Mandzukic, ma diciamo che uno dei migliori secondo me è Carroll. Altra categoria, che è la sesta, presenta i giocatori diciamo leggenda, o meglio quelli che hanno la leadership e sono davvero incredibili. Abbiamo Frankie Lampard, Ronaldinho, Gerrard, Pirlo e Xavi. Al momento starebbe vincendo Ronaldinho, che anche io ho votato. Settima categoria sono i giocatori con il piede debole forte e abbiamo Mkhitaryan, Eriksen, Villa, Totti e Blanco. Qui è davvero difficile scegliere, ma io comunque ho votato Eriksen perché mi sembrava molto interessante come giocatore. Categoria numero 9 con due scelte, infatti ci sono i giocatori con l'intesa perfetta, tra cui McGeady, l'irlandese Coleman, Pastore e Lavezzi, Barzagli, Chiellini, Alba, Pedro e Gundogan e Royce. E naturalmente al momento al vantaggio ci sono Royce e Gundogan, che ho votato anch'io. Altra categoria, che è la numero 8, è quella che presenta i giocatori fuori posizione. Abbiamo Walker, Walcott, Luiz, Alaba e Bale. Al momento sta vincendo Gareth Bale, ma bisognerà vedere, l'ho votato anche io Gareth Bale. Ultima categoria, ma sicuramente non per importanza, sono i giocatori con la migliore velocità e questi diciamo sono quelli che penso che la maggior parte dei giocatori vorranno comprare, visto che abbiamo Ibarbo, Ramos, Emenike, Ramirez e Dumbia. Io naturalmente ho votato per Dumbia, che al momento è quello in vantaggio. Ma comunque per vedere le percentuali delle votazioni vi basta votare voi stessi. Il link vi ricordo che è qui sotto in descrizione. Detto questo, io spero che vi sia stato utile questo mio video. Vi invito a lasciare un mi piace. Ciao a tutti ragazzi, al prossimo video.